Ai microfoni di Nero Verde Channel, Corrado Cotta, tecnico della Castellanzese. Mister, la prima domanda è: dopo il pareggio con il Legnano nel derby per 1-1, è soddisfatto di questo punto raccolto? Sì, sì, buonasera a tutti. Il punto può andare bene, ci sono altre cose che non mi sono piaciute, adesso ad agio d'agio andiamo a elencarle, soprattutto perché abbiamo giocato contro una squadra di alta classifica, contro una squadra dal mio punto di vista forte fisicamente, forte tecnicamente, ben allenata, che sicuramente è venuto a far la partita, indipendentemente da momenti che magari il predominio è stato nostro e poi magari loro, ripartivano loro, ripartivamo noi, quindi una partita che ha fatto bene al calcio. Poi poteva finire anche in un modo diverso da ambo le parti, perché probabilmente noi abbiamo regalato un po' troppo, vedi il primo gol e vedi gli ultimi 4-5 minuti che siamo impazziti, abbiamo fatto 3 errori di fila in uscita che nel calcio non si devono fare. Poi qualcuno dirà dopo l'intervista, ma se lo fa Danilo contro il Villarreal lo può fare anche un giocatore di Serie D. No, non lo devi fare né Danilo né un giocatore di Serie D, perché la prima è un'uscita forzata in mezzo al labirinto, e se perdi la palla dal difensore centrale l'avversario ha campo aperto. La seconda è una palla che va accompagnata, l'abbiamo sbucciata e poi ci abbiamo messo una pezza, Cincilla ha messo una pezza importante, anche perché poi non c'era neanche più tempo per recuperare, eravamo allo scadere addirittura nei tempi di recupero. E vedi primo gol, che abbiamo giocato una palla senza guardare, dietro c'era l'avversario, è nato il fallo e da lì è nato il gol. Ecco, queste leziosità non vanno bene sia per la categoria ma soprattutto per le squadre che poi alla fine devono far punti per centrare l'obiettivo. Noi non dobbiamo essere belli, se poi siamo anche belli lo diranno gli altri, ci prendiamo il bello, però si può regalare, ragazzi, non si può regalare. Io sono molto arrabbiato proprio per questi tipi di situazioni. Le partite vanno giocate a viso aperto per quello che è il nostro, a oggi, la nostra identità, però non bisogna assolutamente star qua a fare regali, anche perché se la partita la vince il Legnano 2-1 su uno svarione del genere, non ci ricordiamo della bella partita che è stata, dell'interpretazione che hanno avuto tutte e due le squadre, e onestamente nei primi 40 minuti io ho visto una bella Castellanzese a palleggiare, ad aprire il campo, a tentare, ci hanno murato 3-4 volte sulle conclusioni e tutto, poi è chiaro che ritorna l'avversario, è un avversario di qualità, e che facciamo? Non è che giochiamo su butte o giochiamo da soli. E sotto questo aspetto non sono assolutamente contento. Il punto me lo tengo stretto comunque, perché altre volte ci sono state delle partite dove, lo sappiamo benissimo, magari il palo la traversa, prendi una ripartenza, perdi la partita, la classifica quando dice zero ti lascia ancora più amarezza, eccetera eccetera. Ha parlato di traverse, è arrivata quella di Alushai oggi su un colpo di testa, e forse poteva essere anche difficile cercare di ritrovare subito il gol del pareggio, perché la Castellanzese faceva fatica a reagire sotto di un gol, mentre invece oggi si è rivisto nuovamente quella forza nella reazione. Sta dicendo in generale? No, ma noi a livello mentale abbiamo totalmente resettato quella che era la paura di 3 mesi fa. Il problema è che se usciamo dalla paura e andiamo nella presunzione, c'è qualcosa, dobbiamo avere un equilibrio, perché poi non possiamo fare degli errori di sufficienza nella gestione della palla, non ce lo possiamo permettere, perché la categoria non te lo permette, perché l'errore è clamoroso, e oggi onestamente per assurdo ci è andata bene. Perché noi abbiamo regalato veramente 3-4 situazioni in cui il Legnano poteva farci più male. Però questo step l'abbiamo superato, sono 6-7 partite che l'abbiamo superato. Andiamo sotto e non perdiamo la testa, diamo equilibrio e proviamo a ripartire e proviamo a ricreare. E questo mi lascia tranquillo per il proseguo, però non mi lascia tranquillo poi gli errori della partita di oggi. Lascio la parola ad Alex Scotti, collega di Varese Sport. Grazie. Buonasera, mister.
Buonasera. Oggi una bella castellanzese al netto degli errori che ha detto lei di fase di impostazione, diverse palle gol, però la rete è stata segnata da un difensore, Compagnoni, la traversa da un altro difensore, Lusciai, forse sono mancati gli attaccanti in fase di realizzazione. Questa è una bella domanda, è una domanda trabocchetto. Allora, Compagnoni probabilmente sbaglio io a schierarlo da difensore, perché Compagnoni a oggi c'ha, secondo me, 6 gol all'attivo. 6 gol del miglior difensore marcatore. Scherzi a parte, Compagnoni è un ragazzo del 2001 che sotto certi aspetti è un terzo tempo, una scelta di tempo incredibile. Mentre la traversa l'ha presa Giulio Alusciai, giusto? Ma anche lì, in un certo senso, magari il difensore, quando supera la prima pressione dell'attaccante avversario, se riesce e ci è riuscito, io vorrei che accompagnasse l'azione, e così è stato. Non sempre riesce, perché poi il difensore è lontano dalla porta, però è una situazione che spesso e volentieri con i nostri difensori capita. Domenica abbiamo fatto un gol con una percussione di Micheli, che ha dato la palla a Colombo e ha calciato. Se le bocche di fuoco nostre oggi non hanno fatto gol, ci hanno provato, però 3-4 volte sono stati murati, e poi devo dire che Legnano su Chessa ha preparato una gabbia. Meno male che non c'era Leone, se no me lo mangiavano il giocatore oggi. Ci ha fatto, ogni volta che Chessa cercava di prendere la palla, perché è un giocatore anche abile nello smarcamento, si portava a destra, a sinistra, si abbassava, ma vedevo che c'era un'aggressione particolare, corretta, per l'amor di Dio. Ferrandino sta rientrando nell'infortunio, va bene così e tutto, e Colombo è quel giocatore, ha calciato dritto per dritto 2 volte, una nel primo tempo, se guardiamo le highlights, il portiere ha fatto una buona parata, gli è rimasta centrale, nel secondo tempo ha fatto una grande parata, secondo il mio punto di vista, il portiere, e poi probabilmente si è messo d'accordo col parco giochi fuori, l'ultimo tiro ha regalato il pallone a qualche tifoso, però capita a tutti. Nelle ultime 3 giornate avete superato un bello scoglio, perché avete superato Brusaporto, San Giuliano e Legnano passando indenni. Si può dire che il grosso, il difficile è passato in vista della salvezza, o c'è ancora da soffrire? Arriva adesso il grosso, perché adesso i punti pesano, i punti contano, gli scontri diretti con le squadre magari che abbiamo dietro, in questo momento pesano come un macigno, però c'è anche un vantaggio, perché San Giuliano, Brusaporto e Legnano giocano un calcio aperto, non giocano un calcio al risparmio, e noi sotto questo punto di vista siamo agevolati, perché la partita vogliamo giocarcela, perché la caratteristica della squadra è questa, non è una mia scelta, è una caratteristica e l'abbiamo adottata. E poi quando ci sono delle squadre, noi abbiamo anche pagato a caro prezzo, che si chiudono e tu devi cercare di fare la partita, poi qualche errore, vedi il finale, e noi lo commettiamo, perché siamo ingenui, perché siamo giovani, perché siamo inesperti, perché, però in zona rischio o zona rossa, cioè la palla poi in un modo o nell'altro o va gestita bene, la devi, cioè, non devi fare questi errori, assolutamente, perché nessuno dice che a spalle girate devi per forza saltare l'avversario o giocare la palla, non la palla. La palla va giocata se si può giocare, voglio dire, questa è la regola del calcio, se non si può giocare, se no ogni volta andiamo a regalare. Però secondo me il difficile arriva adesso, perché sono tutte partite abbastanza in bilico. È un girone che la prima può battere l'ultima, l'ultima può battere la seconda della classe. Cioè io onestamente, e la ringrazio che me l'ha ricordato, in queste 3 partite, se torni indietro, sono squadre forti. Eppure abbiamo fatto 5 punti. Poi magari ti capita la penultima, la retrocessa, e qui tu dici è facile, ecco, questo errore dal mio punto di vista, cioè i capelli bianchi, noi non lo facciamo, e la squadra mi aiuta, perché sotto questo aspetto ha già pagato tanto e troppo, secondo il mio punto di vista. Grazie mille. Grazie a Corrado Cotta, tecnico della Castellanzese. Buonasera. Vado a cercare il pallone di Colombo. Ok, buonasera.